puoi vedere anche nei film che per amore non puoi morire. Miei cari amici, mi trovo all'ospedale San Francesco d'Assisi nell'isola di Fogo, ospedale che ha salvato centinaia e centinaia di vite in questi ultimi 10 anni e serve circa 60.000 abitanti tra la popolazione dell'isola di Fogo e quella dell'isola di Brava. Questa volta sì, voglio condividere con voi il servizio che fa questo ospedale a moltissima gente, ma vorrei approfittare, chiedo anche il vostro aiuto, no? Voi che mi ascoltate, perché? Perché l'ospedale ha bisogno di specialisti. Ognuno di voi, tutte le vostre famiglie sono in contatto per vari motivi, no, con qualche specialista. Direi, perché, ve lo chiedo, non vi fate promotori di invitare i vostri amici medici specialisti a far sì che vengano a dare un contributo a questo ospedale? È l'amore che ci ha cambiato la vita. Vive dentro un miliardo di cuori e non si può più fermare. 2 settimane, 3 settimane, una volta all'anno, non è che chiedere molto, ma questo loro servizio, visto che loro hanno fatto una promessa importantissima, no? Che la loro vita è a servizio del malato, se potessero venire all'ospedale San Francesco d'Assisi, non solo farebbero un regalo ai padri cappuccini missionari qui, ma farebbero un regalo alla popolazione dell'isola di Fogo e Brava. Allora vi coinvolgo, vi chiedo, siate coraggiosi, non abbiate paura di chiedere ai vostri specialisti medici di dare qualche tempo per questa popolazione che si chiama la popolazione delle isole di Capoverde. Ti ho già chiamato 1000 volte senza risponderti mai. E allora, se qualcuno dei vostri medici specialisti arriverà, vi ricorderò con molto affetto, perché è importante che la comunità cristiana, la comunità umana, si assuma ogni tanto questa dolce, forte responsabilità di coinvolgere altri uomini e donne per fare del bene a quelli che ne hanno più bisogno. E con questo, carissimi amici, andiamo avanti sempre con molta fiducia. È l'amore che ci ha cambiato la vita. Vive dentro 1 miliardo di cuori e non si può più fermare. È l'amore.